Grazie Presidente, intanto mi consenta di dare il benvenuto in quest'Aula ai Presidenti e membri delle Consulte per la disabilità cittadina e municipali. Benvenuti, benvenuti. E mi consenta anche di ringraziarli a nome di questa maggioranza e dell'amministrazione stessa per quello che fanno ogni giorno queste persone che oggi siedono qui tra i banchi della Giunta Capitolina, perché loro costituiscono un punto di riferimento per tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che nel loro percorso di vita hanno incontrato la disabilità. E grazie alla loro esperienza ogni giorno danno anche un contributo affinché l'amministrazione di Roma Capitale possa continuare a espletare la sua funzione in un'ottica di maggiore inclusione sociale. Mi faccia anche ringraziare le persone qui e anche quelle che non sono potute intervenire per il contributo importante che hanno dato alla delibera di cui discutiamo oggi in aula. Una delibera su cui abbiamo lavorato per mesi insieme. Una delibera che stabilisce degli indirizzi, è un passaggio necessario, doveroso, quello di stabilire i principi basilari, ancorché i servizi, quindi i principi per poter sviluppare una riforma necessaria dei servizi per la promozione del benessere e la salute per le persone anziane e le persone con disabilità in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e che necessitano di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione. Vedete, colleghi, quando parliamo di disabilità di persone anziane, lo dobbiamo fare sempre avendo ben in mente che ogni azione amministrativa e non solo rivolta a queste persone deve avere come obiettivo l'inclusione sociale. Perché ce lo dobbiamo dire, nonostante da 30 anni ci sono norme, leggi in Italia che hanno stabilito questo obiettivo, di fatto però, e loro ce lo possono confermare, questo obiettivo è ancora lontano dall'essere raggiunto, nonostante gli sforzi profusi. E allora accade che ancora oggi una persona con disabilità o una famiglia con disabilità o una persona anziana che non è più autosufficiente deve combattere non solo per mantenere il proprio equilibrio familiare diventato delicato, precario, ma deve combattere con il mondo esterno, deve combattere con la burocrazia, con chi continua a mantenere un approccio verso queste persone guardandole come un costo, come una spesa, un peso. Ancora oggi chi incontra la disabilità o comunque una condizione di non autosufficienza deve combattere per essere considerato, per essere incluso nella comunità. E proprio come dice e ribadisce la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, vedete, la disabilità non è una condizione ineluttabile, una condizione derivante da una questione fisica, patologica, di salute, no. Questa è una conseguenza dell'interazione con un ambiente che non è in grado di includere, che non è in grado di accogliere. E quindi è chiaro che quello che manca non sono le norme ce le abbiamo, quello che manca è abbattere le barriere, e non solo quelle fisiche, purtroppo ci sono e certamente vanno abbattute, ma le barriere culturali. Quello è il primo grande passaggio che bisogna fare e lo dobbiamo compiere, in primis lo deve compiere l'amministrazione, la pubblica amministrazione, che deve farsi promotrice, deve farsi volano per un approccio inclusivo. Però per farlo è necessario anche, Presidente, cambiare il paradigma con cui si erogano i servizi alla persona, passando da un approccio assistenziale su richiesta con risposte più o meno standardizzate, uguali per tutti, ad un approccio di tutela del benessere per la persona,
nel suo contesto di vita. Un approccio che deve offrire proposte flessibili, basate sulle legittime aspettative e desideri della persona. Per questo i principi innovativi, e badate, dico principi non a caso, perché questa delibera non tratta di nuove iniziative legislative, bensì di principi, ruotano tutti intorno a un paradigma fondamentale, che è quello della centralità della persona, la centralità del progetto individuale, un paradigma che deve guidare necessariamente l'amministrazione capitolina, ovviamente non solo, in ogni passo da compiere verso la persona, ma in particolare verso i più fragili. E allora i progetti di vita non si devono tradurre necessariamente nell'individuazione di servizi che le persone devono frequentare o richiedere, ma devono essere delle proposte che indicano in che modo e soprattutto in relazione al contesto di vita sono raggiungibili gli obiettivi di inclusione sociale, l'inclusione sociale. E per far questo è necessario allora che i progetti di vita acquisiscono una forza, un potere giuridico, e ciascuna delle parti coinvolte deve poter assumere i propri impegni e le proprie responsabilità, che sono da verificarsi col tempo, non è una cosa statica, si deve verificare col tempo. E in questo modo soltanto noi possiamo cambiare un paradigma, passare dal finanziamento di contenitori, come accade ancora oggi, al finanziamento di progetti personalizzati. È chiaro che per far questo è necessario fare, come dicevo prima, un cambio di mentalità, un cambio di cultura, ma è necessario anche essere in grado di riorganizzare le risorse disponibili, quelle pubbliche, quindi sia sociali che sanitarie, che servono a finanziare i servizi e le prestazioni, ma anche quelle della comunità, intesa nel senso lato del termine. Perché queste risorse, vedete, non sono infinite, per questo devono essere impiegate nel miglior modo possibile, cioè realizzando attività, azioni, servizi, prestazioni che siano effettivamente utili al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle persone con anziane, che siano utili alla loro piena partecipazione alla vita della società. Lo strumento che noi abbiamo individuato come in grado di realizzare questo cambiamento è il budget di salute, un cambiamento che chiede un'integrazione piena dei servizi sociali con la sfera sanitaria. E per redigere progetti individuali, che ripeto, partendo dalle legittime aspettative della persona, che possano trasformare la spesa per l'assistenza in veri e propri investimenti in veri e propri investimenti per il funzionamento sociale delle persone, allora abbiamo previsto di definire degli strumenti operativi con delle metodologie omogenee su tutto il territorio di Roma Capitale. Badate, omogenee, perché questo è un termine che ci deve entrare assolutamente nello svolgimento di ogni azione, perché Roma è fatta da 15 municipi, non da 15 città. Lo dobbiamo tenere sempre ben presente. Viene indicata anche l'attivazione di una figura fondamentale, il responsabile di progetto, sia per assicurare che le risorse a disposizione possano effettivamente essere utilizzate nello sviluppo e nell'implementazione del progetto di vita, ma anche per dare finalmente alla persona un riferimento costante, un interlocutore costante a cui riferirsi durante il proprio percorso di vita. E dopo aver definito però il progetto individuale, dopo averlo reso giuridicamente forte, dopo aver attivato appunto una funzione che ne consenta il suo regolare sviluppo, è necessario fare una cosa, perché altrimenti ci dimentichiamo sempre il pezzo più importante. È necessario monitorare, è necessario controllare che il progetto sia efficace, perché, come dicevo prima, il progetto è dinamico, non può immaginarsi un progetto statico, e quindi è necessario avere un sistema di rilevazioni sull'efficacia del progetto che ci consenta di intervenire se necessario.
Un altro punto importante, non solo per le persone con disabilità e per le persone anziane, ma sicuramente per loro è fondamentale arrivare ad una massima semplificazione burocratica, amministrativa. Lo possiamo fare, ci sono le banche dati di tutta la pubblica amministrazione che possono connettersi e noi chiediamo anche questo in questa delibera. E in questo senso i punti unici di accesso attualmente istituiti sul territorio, oltre che funzionare come punti di orientamento, di riferimento per i servizi, abbiamo dato indirizzo affinché questi possano essere in grado di attivare, quindi non solo dare informazioni, ma attivare il percorso degli utenti e delle loro famiglie. È prevista anche l'istituzione dell'ufficio di tutela dell'utente, così come richiesto dalla delibera di giunta della Regione Lazio, la 223 del 2016. Ed è, nonostante ci sia già in corso un dibattito da tempo a livello nazionale della figura del caregiver e nonostante Roma Capitale stessa abbia già dato vita a dei supporti per la figura del caregiver, in questa delibera noi riconosciamo formalmente quale centrale la figura del caregiver nel welfare dell'ente locale, che per questo motivo deve essere supportato sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista economico. E a fare da cornice consigliere, a questi principi, di... mi avvio alla conclusione, il duplice obiettivo, Presidente, ancora una volta una distribuzione equa delle risorse, ovviamente adeguata alle reali necessità, ma anche un'omogeneità di erogazione dei servizi tra tutti i territori di Roma Capitale. E in questo il Dipartimento competente, il Dipartimento delle Politiche Sociali, può e deve fare da coordinatore e da controllore, assicurando anche la possibilità di scambiare le buone pratiche, i progetti sperimentali che hanno successo e soprattutto assicurare che ci sia la portabilità dei progetti individuali. In ultimo, ma non per ordine di importanza, questa delibera prevede che per arrivare ad una riforma dei servizi sociali, secondo i principi enunciati, è necessario attivare un percorso partecipato con tutti coloro che fanno parte, per diversi motivi, di questi percorsi di vita. Per arrivare poi all'adozione di un regolamento di Roma Capitale dei servizi alle persone anziane e alle persone con disabilità. Noi crediamo che questo sia un primo doveroso passaggio per riportare al centro dell'azione amministrativa la dignità, l'uguaglianza e l'autonomia delle persone. Grazie. Grazie a lei.